sono dottor Fabio Buzzi, pediatra e endocrinologo. Ho sempre lavorato come pediatra in ospedale fino a qualche anno fa, poi da quando sono in pensione, da pochi anni, mi occupo di quello di cui mi sono sempre occupato anche precedentemente, cioè della crescita del bambino. Quindi sono specialista in pediatria e in endocrinologia. Il mio campo di interesse è appunto quello della auxo-endocrinologia, cioè lo studio della crescita e dei problemi endocrini ormonali dei bambini. Diversamente da quanto si ritiene correntemente, la crescita più importante in un bambino è la crescita in statura, molto più importante di quella in peso. Normalmente tutti si preoccupano di più se un bambino non cresce tanto in peso, per esempio mangia poco, è magrolino, oppure riferiscono anche una crescita staturale non ottimale, sempre diciamo, a cause alimentari, non mangia poco e così via. Non è assolutamente vero. Questo, specialmente nei nostri paesi occidentali, non si verifica se non in casi veramente eccezionali. Eventualmente il vero problema che al giorno d'oggi è preoccupante non è tanto una carenza di peso, ma un eccesso di peso, perché sovrappeso e obesità, che sono ormai molto frequenti nella popolazione anche infantile, influiscono negativamente sia sul benessere fisico che psichico di un bambino. La crescita staturale invece è veramente un fondamentale indicatore di salute del bambino. Il bambino sano cresce bene. Il vostro pediatra di famiglia misura il bambino regolarmente dalla nascita in poi, soprattutto nei primi 2 anni di vita, cioè nelle visite filtro che fa il pediatra di famiglia, misura il peso e la statura del bambino e tutto il resto, quello che serve, specialmente nei primi 2 anni, dicevo. Poi un pochino più a intervalli più ampi, per esempio 2 anni e mezzo, 3, poi salta a 5, poi a 10, perché le visite filtro si rarefanno con la crescita. Quindi se il bambino è così fortunato da non avere malattie e stare bene, è possibile anche che dal pediatra non ci vada per 2 o 3 anni di seguito. Quindi è molto importante che i genitori in qualche modo riescano a misurare la crescita del bambino. Il consiglio che do ai genitori è quello che se il pediatra non vede frequentemente il bambino perché sta bene, lo misuriate voi ogni compleanno, per esempio. Molto semplice, come si faceva, classica tacchettina segnata contro il muro o contro la porta, quello che volete voi, a piedi nudi, ovviamente, ben dritto e con una squadra o un libro che segni con precisione l'altezza del bambino messo a squadra sulla testa. Lì si fa la famosa tacchettina e poi si riporta questo valore in corrispondenza dell'età del bambino su quelli che sono i grafici di crescita che sicuramente trovate nel libretto personale pediatrico. Alla fine del libretto ci sono questi grafici di statura e peso per anni di età da 0 a 2, da 2 fino a 18 anni. Quindi lì vi rendete conto se il bambino sta crescendo regolarmente, cioè se mantiene quello che è il canale di crescita che aveva anche quando aveva 2-3 anni, oppure se il bambino ha rallentato o addirittura è rapidamente cresciuto. In questo caso bisogna, senza fretta, prendere appuntamento con il pediatra, nulla di urgente, ma far verificare al pediatra di famiglia come sta andando la crescita di vostro figlio. In questo caso il pediatra vi potrà rassicurare e dire che va tutto bene, oppure vi farà fare degli accertamenti, o addirittura potrà invece richiedere una visita specialistica dall'auxo-endocrinologo per verificare che non ci siano difetti della crescita. La crescita rallentata può essere anche, e molto spesso lo è nella maggior parte dei casi, un fenomeno transitorio, quello che noi chiamiamo ritardo costituzionale di crescita e che poi viene recuperata magari in un secondo tempo. Però può sottendere anche invece delle patologie, sia patologie croniche come malassorbimenti o come infiammazioni croniche, sia patologie effettivamente ormonali, per esempio un difetto di quel famoso ormone della crescita di cui ho parlato, parlandovi dell'auxoendocrinologia, che viene prodotto dalla ghiandola ipofisi e che potrebbe essere in difetto, così come difetti di altri ormoni che possono influire sulla crescita. Quindi è molto importante che alla fine si escludano patologie
che possono influire sulla crescita ed eventualmente diagnosticarle e curarle.